Sant'Anna. Bene, eccoci tornati insieme. Una situazione meteorologica che approfondiamo in questo inizio di un lungo ponte di festività con una prevalenza di correnti occidentali che attraversano il nostro territorio, attraversano il Mediterraneo occidentale in particolare. Le vediamo, le nubi che si spostano dalla Spagna e dal Nord Africa verso le nostre regioni sono precedute da altra nuvolosità che pure in queste prime ore del giorno sta portando qualche isolata pioggia che da un paio di giorni sta interessando soprattutto le nostre regioni centrali. A segnare il peggioramento che riguarderà questo weekend, questo ponte, chiedo scusa, sarà l'arrivo anche di aria un po' più fredda che si combinerà con questa più mite che viaggia sul Mediterraneo. E già questa sera, la possiamo interpretare così, questa grafica, avremo le prime piogge sulla Liguria e più diffuse anche sulla Toscana, laddove il resto del giorno trascorrerà al nord con un tempo abbastanza stabile, sulle regioni centrali con una via via tendenza all'aumento del rischio di precipitazioni. Poi nella tarda sera e nella notte le piogge si sposteranno oltre l'Appennino settentrionale e arriveranno anche le precipitazioni nella forma di neve sul basso Piemonte e a tratti sull'Oltrepò Pavese, 200-300 metri di quota, quindi parliamo di bassa collina. Non arriverà la neve in pianura nel corso della notte, però, e vediamo la previsione per domani, la piovosità si estenderà a tutte le regioni settentrionali e a buona parte di quelle centrali. E quella di domani, nonostante una tendenza nel pomeriggio al miglioramento per il nord-ovest prima e il nord-est poi, sarà una giornata con un rischio di precipitazioni elevato anche nella forma di temporale per l'area tirrenica tra la Toscana e il Lazio. Per le regioni meridionali e quelle adriatiche invece andrà meglio. Ci sarà nuvolosità, anche piuttosto diffusa, ma basso rischio di pioggia e venti meridionali, scirocco, che porterà le temperature ad aumentare. Quella di domani sarà una giornata mite, solo in pianura padana resisterà una temperatura più bassa, ma questo perché l'area è circondata dai monti e quindi si scalda molto più lentamente. Verso sera arriveranno le piogge anche sulla Sardegna e poi sulla Campania, a segnare lo spostamento anche al sud di questa perturbazione. Andiamo infatti a vedere la previsione per la giornata di dopodomani, siamo a sabato, una giornata che al nord inizierà bene, ma poi ci sarà un nuovo peggioramento sul nord-est, con le temperature che saranno nel frattempo scese nuovamente, arriverà anche qualche rovescio nevoso a quote relativamente basse. Ma il grosso delle precipitazioni e del rischio che queste siano intense lo avremo sulle regioni centro-meridionali, specie area tirrenica, sul Lazio, sulla Campania e poi a scendere giù nel corso della giornata anche sul basso versante tirrenico, così come sulla Sardegna e anche sulla Sicilia. Come accade quasi sempre quando le perturbazioni arrivano da occidente, il tempo sarà meno perturbato sulle regioni adriatiche e sul nostro meridione ionico, ma poi le nubi e le piogge arriveranno anche lì. Bene, con la previsione del tempo io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione, naturalmente ci vediamo nel pomeriggio, più tardi.